Si avvicinano le elezioni europee e molti neodiciottenni andranno per la prima volta alle urne per eleggere 76 eurodeputati italiani. A tal proposito prendono il via le iniziative di formazione e sensibilizzazione al voto. Si è tenuta presso il Maschi Angioino di Napoli, alla presenza di istituzioni, docenti, studenti ed associazioni della campagna, Usa il tuo voto, un'iniziativa di promozione e di formazione per i giovani elettori sul significato del voto europeo in vista delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Così ai nostri microfoni l'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Chiara Marciani. La giornata di oggi vuole avere un duplice scopo: da un lato essere una sorta di vademecum per i giovani che per la prima volta si recheranno a votare, quindi attraverso dei progetti di alcune scuole saranno i ragazzi a spiegare ai loro coetanei come votare, quindi le preferenze di genere, tecnicamente appunto dove apporre questa croce che è così importante in queste elezioni. E dall'altro invece vogliamo parlare con loro di come l'Europa, che magari ad alcuni può sembrare lontana dalle nostre vite, invece è qualcosa che ci appartiene ed è vicina. Quindi con un contest che lanciamo oggi e che si concluderà il 9 maggio, festa per tutti, festa dell'Europa, vogliamo che possano raccontarci cosa fa l'Europa per loro nella nostra città. Quindi ci aspettiamo attraverso i social, foto e video in cui appunto attraverso questo racconto ci avviciniamo all'Europa. Il vincitore poi avrà la possibilità di andare a Bruxelles a conoscere da vicino quelle che sono le istituzioni europee. Quindi dal Comune di Napoli un invito ai giovani ad andare alle urne. Decisamente, decisamente hanno già ricevuto le schede elettorali, quindi ci auguriamo che possa essere l'occasione importante per iniziare a utilizzare questa scheda elettorale. Tante le scuole che hanno preso parte all'iniziativa, tra queste l'Istituto Superiore Galiani di Napoli, con i suoi alunni pronti ad usare per la prima volta la loro tessera elettorale. Tu hai 18 anni, a giugno ci sono le elezioni europee, andrai a votare? Ovviamente. Cosa chiedi all'Europa per il tuo futuro? Vabbè, sicuramente un'Europa migliore e che dia più possibilità a noi ragazzi. 18 anni, prima volta al voto, a giugno andrai alle urne per le elezioni europee. Certo. Hai già capito come si vota? Sì, diciamo che la scuola ha aiutato molto e infatti abbiamo fatto anche una pratica appunto per le lezioni su come votare e appunto scegliere meglio la nostra ideologia. Cosa ti aspetti dall'Europa per il futuro dei giovani? Tanti progressi. Votare è importante, è un diritto dovere, un appello ai tuoi coetanei ad andare a votare anche per la prima volta. Andate a votare perché servirà a noi e alla nostra generazione futura. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Giuliana Covella.